Quello che si è scoperto a Roma era già venuto fuori in qualche modo 50 anni fa, 60 anni fa addirittura, no? Quando l'Espresso fece questa formidabile copertina, Capitale corrotta, nazione infetta, no? Un'inchiesta che fece scalpore all'epoca, no? Che già spiegava come Roma fosse una città dove questo germe della corruzione stava proliferando e stava crescendo. 50 anni dopo, questa è una copertina del 2012 o 2013 se non sbaglio, lo stesso giornale, no, riportava di nuovo quel titolo, no? Capitale corrotta, nazione infetta. E poi questa vicenda di Mafia Capitale ci dice che c'è stato un salto di qualità da allora, perché la corruzione ha cambiato pelle e ha cambiato pelle come? Portandoci alla criminalità organizzata, perché vedete, non è che si ferma i rapporti tra il cittadino, l'amministrazione corrotta, l'impresa che lucra sul... che corrompe l'amministrazione, quindi prende l'appalto e quindi poi fa crescere i prezzi. Non è soltanto questo, che questo sistema è un sistema che lascia aperta la porta poi all'ingresso della criminalità organizzata, della mafia. La mafia prospera sulla corruzione, no? E il fatto è che prospera non soltanto al sud, ma anche al nord, nonostante quello che fino a qualche tempo fa ci veniva raccontato, che non c'era il pericolo di infiltrazioni mafiose al nord. La realtà dei fatti e delle inchieste ha dimostrato ci ha messo davanti a uno scenario completamente diverso. Questa è la provincia di Torino, i comuni, il colore di quei comuni, no, più o meno vivace a secondo del numero dei beni confiscati, ci fa capire, no, come sia penetrata anche al nord, anche in Piemonte e nella provincia più importante che è Torino, poi la criminalità. Questa è la mappa della Lombardia, guardate, con tutte le famiglie mafiose. Questa è la mappa della provincia di Milano. Questa è la mappa di Milano, dove si vedono chiaramente con i colori le zone di influenza. Guardate, il verde è l'andrangheta, il rosso è la mafia, la camorra è il giallo e poi ci sono le mafie etniche, chiamiamole così, ma insomma guardate com'è diffusa e com'è profonda questa contaminazione mafiosa. Questo ve lo ricordate? Non so se i ragazzi lo conoscono, questo qua. Lo conoscete? Ivo Perego. Questo è Antonio Albanese. Questo qui è un personaggio formidabile, che era l'imprenditore Brianzolo, era, no? Quello che diceva: mio nonno ha fatto un capannone, mio papà ha fatto un capannone grande, io ho fatto un capannone grandissimo, mio figlio si droga. Questo, no? Allora, noi quando abbiamo visto questo nome, io e Gian Antonio, l'abbiamo chiamato Antonio, che è Antonio Albanese, è un nostro amico, e abbiamo chiesto: ma scusa, tu come hai... perché hai pensato di chiamarlo Ivo Perego? Dice: beh, perché Perego, Milano, Brianza, Perego, Brambilla, uno dei due, i cognomi più diffusi. E perché Ivo? Ma perché Ivo è un bel nome lombardo, Ivo. Dico: ma lo sai che c'è davvero Ivano Perego? C'è davvero Ivano Perego. Piccolo particolare, questo Ivano Perego è stato coinvolto in un'inchiesta sulla penetrazione della mafia dell'Andrangheta, in particolare in Lombardia, ed è stato condannato a 12 anni. Cosa ha fatto questo? Siccome evidentemente la corruzione non era stata sufficiente per, diciamo, sostenere le ragioni della sua impresa, mettiamola così, lui aveva un'impresa concorrente di cui voleva liberarsi, ha ingaggiato dei signori dell'Andrangheta, in particolare questo Salvatore Strangio, per mettere fuori gioco, per far capire a quegli altri che non dovevano immischiarsi nei suoi affari. Piccolo particolare, questi qua si sono mangiati l'impresa. Hanno cominciato con una piccola partecipazione e alla fine se la sono mangiata. Il risultato è che l'impresa, una delle imprese più importanti della Lombardia,
Questo lo dicono i magistrati nella sentenza, questa frase, eh? Organizzava lo smaltimento illecito di rifiuti anche tossici derivati da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive. Capite dove si arriva? Si arriva anche a inquinare non soltanto le attività economiche, ma anche il nostro ambiente.